Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi è domenica, quindi oggi qualifiche subito. Iniziamo noi con la batteria brushless e poi dopo pranzo si comincia con le finali. Ci vediamo tra poco ragazzi. Lotti, Lotti, siediti, grazie. Un minuto al via. Allora ragazzi, qualifica 1 abbiamo fatto quinto, qualifica 2 nono, che ho fatto un po' più di errori, e qualifica 3 sesto, quindi mo no, settimo, scusate, qualifica 3. Posizione di partenza, settimo. Quindi vediamo in gara nelle tre finali come andrà, dai. Ci vediamo in finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Attenzione, maglia. Attenzione, Filippini. Ragazzi, piano, contatti, usiamo i freni, puliti. Niente sul palco. Macchina 7! Non sapevo dove doveva andare! Ragazzi, non so per un po' vedi, Occhi! Devi guardare di là! Via la presa ancora! Perfetto! No, non ho perso il giro, Mongio, ma che dici? Per tutti quanti abbiamo raggiunto il recupero numero 13, che è proprio dall'altra parte della pista dove ci sono i cartelli magici. Vai.
7. E lotta aperta tra la 2, la 4 e la 1. Prova a scappare la 4, perché la 2 e la 1. Quando mancano
un minuto per il termine. Il lato numero 8 che sta arrivando il primo secondo dietro, grazie mille. Attenzione al lato verde, il lato numero 14, la 14, 14 secondi per secondo, fa passare qui. Venta secondi per me, vediamo se riesco a fare ancora in giro i nostri moti che si stanno giocando il podio. Raga! Buongiorno per tutti quanti! Passato! Otto scappato contro le bocche! Allora ragazzi, questa Colossium Race direi che è andata molto bene. Calcolando comunque la difficoltà della pista, il livello che c'era, in qualifica partiamo settimi, quindi ci prendiamo una settima posizione in griglia di partenza, facendo quinto e settimo mi sembra sulle qualifiche con le due migliori, mentre in gara la posizione finale siamo arrivati decimi, però in gara 1 abbiamo fatto quinti, mentre gara 2 e gara 3 purtroppo alla prima curva siamo stati toccati e ci hanno fatto perdere molto tempo e praticamente sono ripartito ultimo, ma ormai gli altri erano andati già belli, hanno preso un bel distacco. Sono comunque riuscito a guadagnare 3-4 posizioni, quindi a chiudere dodicesimo in gara 2 se non sbaglio e tredicesimo in gara 3. Però comunque sono contento perché alla fine la gara 1 abbiamo finito quinti, quindi significa che comunque il potenziale per arrivare là davanti c'era. Purtroppo capita durante le gare a volte di, insomma, di toccarsi, perdi tempo, poi comunque su una pista come quella di Baghilandia dove il grip era enorme si perdeva veramente tanto facendo errori. Però tutto sommato sono contento così perché comunque veramente il livello era altissimo, la pista comunque non era per niente facile. Pensavo più semplice, invece mi sono dovuto ricredere perché era veramente difficile. Io vorrei ringraziare Fabio del team Roma RC, Baghilandia, Fabrizio Teghesi, tutti i ragazzi che hanno lavorato per l'organizzazione di questo evento spettacolare. E sicuramente se ci sarà, quando ci sarà il prossimo, perché sicuramente ci sarà il prossimo, non mancheremo ragazzi. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, sto facendo praticamente la chiusura ora che è domenica, perché poi non ho avuto tanto modo questi giorni, purtroppo sono stato impicciato, e adesso stiamo andando a fare la seconda gara di campionato al Martens Club. Ieri nella giornata di sabato abbiamo fatto le fiamme in pista, eh? Quindi per il prossimo video ragazzi aspettatevi il panico. Ci vediamo al prossimo video come sempre ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, attivare la campanellina, che sto vedendo che ultimamente gli iscritti anche stanno aumentando e questo mi fa piacere. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e mo tra poco torneremo anche con le moto, visto che ormai le giornate si stanno proprio stanno diventando spettacolari. Devo fare giusto il tagliando
e ci siamo, la moto è pronta. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao.